Allora, buongiorno a tutti, grazie innanzitutto all'Istituto Storico Italiano per il Medioevo, al suo Presidente, per questo invito. Grazie ovviamente ai nostri relatori. Io desidero aggiungere un ringraziamento particolare anche perché la giornata di ieri ha comportato per me la necessità di ripreparare tutto quello che avevo organizzato per l'incontro di oggi. C'è un mio amico che dice: non vale mai la pena di prepararsi troppo, potresti doverlo rifare. E ha ragione, perché avevo preparato i miei appunti, le mie fotocopie, anche qualche trucchetto col computer. Insomma, ieri sera ho dovuto rifare tutto quanto. Alla luce di alcuni concetti che erano stati sviluppati ieri, qualcuno c'era, ha sentito, altri... E non deve guardare però così, il segreto. Li rifaccio, ma poi anche le no. Ho l'impressione che avevo a che fare con due relatori molto esuberanti. Allora, io dico subito questo: abbiamo a disposizione un'ora e mezzo circa, la passiamo in compagnia di due autori che tutti conoscete e sui quali poi mi intratterrò brevemente, cercando di ricordarne, non certo di tracciarne la carriera. L'incontro di quest'oggi, di stamattina, circa 90 minuti avremo come una partita di football. Verrà appunto le due squadre e io sarò una specie di arbitro che cercherà di essere non privo di partecipazione, però decisamente imparziale. E siccome uno dei miei intenti, che ora comincio a rivelare, è quello di provare a far entrare il pubblico, raccogliendo anche alcuni dei messaggi e delle esortazioni di ieri, nella fucina o nella cucina narrativa di questi biografi, e cercheremo insomma un pochino di spiazzarli in modo tale da fare in modo che ci raccontino qualcuno dei loro trucchi, qualcuno dei loro segreti, e i materiali più preparati servono appunto a questo. Titolo originale dell'odierna della seduta di stamattina era Illusioni biografiche, poi abbiamo cambiato e l'abbiamo fatto diventare Seduzioni biografiche, sostituendo magari al tema del ludus, dell'illusione, il tema del percorso, no? La seduzione è qualcosa che ci conduce da qualche parte, separandoci da qualcos'altro. E ora dobbiamo capire se la biografia, perché questo è l'oggetto del nostro incontro, se la biografia ci porta più vicino o più lontano rispetto alla storia comunemente intesa, e sempre riprendendo temi avviati nel pomeriggio di ieri, dobbiamo anche capire se la biografia ci avvicina o meno a quel pubblico ampio che dobbiamo andare a conoscere. No? Abbiamo parlato lungamente ieri anche con una pluralità di riferimenti, di menti. Ma come si fa, come si fa a far parlare Carlo Magno 1200 anni dopo? Non deve essere facile, eh? Se tu sei davvero discendente di Cristo, dovresti essere il primo a seguire la sua parola. Pare avesse detto il Papa. E poi c'è Clodoveo, c'è Pipino, eccetera, eccetera. Carlo Magno che parla. Beh, perché se uno racconta in terza persona il lettore... come si dice, proprio il ritmo della terza persona che a un certo momento assopisce. Se uno invece che raccontare le cose le fa dire alle persone, quindi abusivamente faccio parlare Carlo Magno, ma gli faccio dire delle cose che avrei detto in terza persona dicendo Carlo Magno pensavo, Carlo Magno scrisse, eccetera, e questo mantiene un po' desta l'attenzione. Io devo dire che sono dei trucchi che io ho imparato man mano, ma che avevo cominciato quando ho scritto Ragazzo Etrusco, che avevo i capelli dritti,
Però già questa cosa, per raccontare che cos'erano gli Etruschi a dei ragazzi che non hanno la più pallida idea ed era un mondo così diverso dal nostro, io comincio con un dialogo tra una coppia di sposi, pensando ai famosi sposi Etruschi che tutti conoscono, perché la parità della donna era una cosa fondamentale. Se l'avessi riscritto oggi, ragazzo Etrusco, avrei cominciato con la scena della distruzione di Veio e la fuga dalla città e questo pezzo l'avrei messo dopo, ma queste cose io le ho imparate man mano nel tempo. Ecco, naturalmente questo messaggio, ritradotto forse anche maldestramente, aveva bisogno di essere messo a posto da una persona che fosse competente, che sapesse come si parla ai ragazzi, per cui fui non solo onorato, ma anche fui lietissimo che Teresa un giorno cercasse, per quanto era possibile, di rattrizzare le gambe di questa biografia maldestra di Saladino, dove c'entra anche quel grosso delinquente di Riccardo d'Inghilterra, ma questo per me è abbastanza secondario, tutto sommato. Ne è venuto fuori un prodotto che poi ha fatto la sua strada, eccetera, eccetera. Questa è la verità su Saladino e Riccardo Corleone, sul piano più delle intenzioni che dei fatti, raccontata da me. Poi se si deve parlare del mio rapporto con la biografia, se il moderatore vuole che si faccia anche questo, ve lo dico nella seconda puntata. Allora, grazie ai nostri relatori, grazie a voi che siete stati pazienti. Penso che qualche tema della seduzione biografica sia certamente emerso e che abbia molti motivi di sedurci ancora per il futuro. Grazie. Vorrei presentare rapidamente, anche se non ne hanno ovviamente alcun bisogno, specie in questo consesso, i nostri relatori e dibattenti. Valerio Massimo Manfredi, come tutti sapete, ha una rigorosa formazione accademica di topografo principalmente del mondo antico. Dopo essersi laureato a Bologna, è entrato subito nel mondo dell'archeologia, si è specializzato in topografia del mondo antico alla cattolica, ha iniziato dall'80 all'86 un'intensa carriera che poi lo ha portato a Venezia e poi a Chicago, all'École pratique des hautes études, alla Bocconi di Milano. Non tocchiamo qui l'aspetto mediatico della sua personalità, che tra l'altro accomuna in qualche modo Manfredi anche a quest'altro studioso che è Alessandro Barbero, anche lui un istituzio impeccabile, carriera universitaria fulminante, dall'Università di Torino, medievista con tabacco, alla Scuola Normale di Pisa, subitissimo, giovanissimo ricercatore in storia medievale a Tor Vergata, giovanissimo professore associato, ancora più giovane professore di prima fascia, membro di comitati, direttore di quella gigantesca e importantissima collana, 15 volumi, che è La storia d'Europa e del Mediterraneo, della Salerno Editrice. Entrambi hanno una serie di onorificenze. Io ho trovato tutto questo su internet, perché alcune cose le conoscevo ma non tutte. Insomma, diciamo, sono due diverse muse, anche se diciamo sono muse che consolano e confortano lo scrittore nella stessa direzione. E vorrei sapere da Manfredi come nasce questo suo, diciamo, questa scelta, questa prima ispirazione e questo saldare l'elemento fantasia con l'elemento studio in un tipo di opera narrativa che le fa sovrapporre. Tanti secoli fa, nell'inizio delle sue storie, Tucidide separava in maniera irrevocabile la narrazione dalla storia. Dimenticate i poeti,
loro parlano per il diletto dell'uditorio, loro scrivono per il diletto dell'uditorio, quello che io vi dico è la verità. E questa verità è perché io ho visto quello di cui parlo, quindi introduce il concetto di autopsia, oppure mi sono informato da persone degne di fede e quindi introduce il concetto di quella critica, cioè di critica delle fonti. Io ho accuratamente vagliato le mie fonti prima di ammetterle alla mia relazione dei fatti. In sostanza, separa in maniera irrevocabile, in maniera molto chiara e netta, due forme espressive che sono ambedue necessarie, direi indispensabili al genere umano. Tanto è vero che dopo 25 secoli, se voi andate in strada e fermate 100 persone e chiedete chi è Tucidide, non so quanti vi risponderanno, ma se chiedete chi è Omero, sicuramente saranno più numerosi. La storia risponde a un'esigenza molto importante, che è quella, diciamo, di un perseguimento di una possibile verità sui fatti accaduti, sul divenire della vicenda umana. Quindi la creazione di una memoria più o meno comune, la memoria poi si trasforma in identità. Nessuno può vivere senza memoria, nessuno può vivere senza identità. È chiaro che mi sono posto il problema, diciamo, di rispettare la vulgata tradita, le fonti, in particolar modo l'ambientazione. L'ambientazione deve essere il più possibile realistica. Comunque, allo storico del Medioevo e di storia locale, di dettagli, allo storico critico che è Barbero, la cui però potente fantasia narrativa e talento, come diceva Manfredi, è testimoniato dalla produzione letteraria, passando appunto la palla e chiedendomi di fare eco all'intervento di Manfredi, io chiederei se comunque questa, diciamo, storia, questa storia sia compatibile con quel tipo di narrazione che molto appassionatamente Manfredi ci ha raccontato. È una buona domanda. Io posso anche non rispondere di tutto quello che voglio, sì, perché invece io magari cercherei di attenermi alla tua domanda. Il punto è questo, diversi punti tu hai sollevato. Sgombriamo subito il terreno da un aspetto: la verità degli avvenimenti. Può sembrare fuori moda per noi storici del XXI secolo attardarci a parlare di verità. Questo in realtà dipende soltanto dal fatto che le nostre ambizioni sono inappagate. Perché un livello di verità dei fatti ovviamente esiste. Un livello di verità dei fatti accertabili naturalmente esiste. E solo perché i nostri maestri e i nostri nonni e bisnonni hanno accertato più o meno tutto l'accertabile, che adesso noi abbiamo il problema di spingerci, come dire, in geografie ancora inesplorate. Che c'è stata la battaglia di Caporetto o la battaglia di Maratona, non ci sono dubbi, e perfino chi ha vinto, tutto sommato, a meno di non voler, come dire, fare i provocatori a tutti i costi, si sa, e tante altre cose si sanno. In altre parole, una verità dei fatti esiste indiscutibilmente. Non credete mai a chi cerca di farvi credere che non è vero. Che noi oggi siamo qui riuniti in Roma alle 16 del pomeriggio e che ci siamo noi tre a questo tavolo e tutti voi lì, è un fatto indiscutibile. Qualche storico in futuro potrebbe benissimo volerlo negare e sostenere che Manfredi a quest'ora si trovava invece, e invece è un fatto che Manfredi è qui.
Poi, ben inteso, che cosa Manfredi stia pensando di questa nostra riunione è anch'esso un fatto ma più difficile da accertare, magari per lui stesso non è così chiaro. È storico, però, in teoria. Nel senso che non riguarda l'intervento. Nel senso che siamo dentro la storia in continuazione. Esattamente, e noi dobbiamo tagliare, no? Bravo, dobbiamo sempre tagliare dentro questo continuum. Però sostanzialmente la verità dei fatti esiste, e poi esiste un'amplissima sfera di verità non conoscibile per i nostri limiti. Cosa mangiava a colazione Carlo Magno? Dato che Reginaldo non si è preoccupato di dircelo, ci ha detto cosa mangiava a pranzo: arrosti. E anche da vecchio, quando i medici gli dicevano ma magari piuttosto un bollito ogni tanto, Carlo Magno si ostinava: no, arrosti. Però cosa mangiava a colazione non ce l'ha mai detto. Forse dunque, arrosti. È possibile, è possibile, è possibile. Infatti, vedi, forse qui si rivela lo storico che non si accontenta d'essere storico e che vuole essere narratore. Io, fra l'altro, se non ho mai scritto, tu accennavi al fatto che nella mia produzione i romanzi sono separati dalla produzione scientifica, e non ho mai fatto un romanzo medievale, in sostanza. È vero che una certa, come dire, irregolarità si è introdotta nella mia produzione scientifica, per cui alla fine ho fatto un libro scientifico sulla battaglia di Lepanto e ho fatto un romanzo gemello ambientato anch'esso alla stessa epoca, negli stessi luoghi, ma un romanzo medievale non l'ho mai fatto, soprattutto per l'irritazione delle tante cose che non so e che avrei dovuto inventare, perché secondo me per fare un romanzo storico bisogna, come diceva del resto anche Manfredi, credo, inventare poco, è necessario, ma è necessario che tanto invece sia vero, che sia vero anche per te, il lettore crede a tutto, ma deve essere vero anche per te innanzitutto. E mi sembra che però questi storici antichisti, medievisti, siano contraddistinti, che ne dicano, da una fortissima passione per il presente, ed è chiaro che la passione per il presente può anche sconfinare nell'odio per il presente, o comunque nella volontà di scappare dal presente, ma se non c'è passione non c'è volontà di scappare. E poi non è veramente uno scappare, non lo so, mi sembrano tutte e due, tra la storia di Fiumazzo e comunque questa, non so come dire, queste parole che ci ha appena detto adesso Manfredi, prima le riflessioni che riguardano il libro sulla resistenza e adesso questa riflessione sulla società comunale, ripeto, a costo di essere crociana, ma non sarà che comunque l'istinto per la storia, per il passato, che è equivalente all'istinto per il futuro e il presente non esistendo, come appunto ci insegnano i filosofi, nonché Leopardi, non è che questo istinto per il passato, che questa passione per la storia è anzitutto una forte passione politica, infelice come la maggior parte delle passioni per il presente, e non è che quindi la storia serve a cercare un metodo di comprensione del presente per appunto eventualmente guarirlo o comunque riuscire a viverci. Questo è banale, è scolastico, però io lo devo dire in quanto moderatrice, perché poi ci credo. No. Siamo arrivati al presente e alla fine era quello che speravo. E quindi ringraziamo Valerio Massimo Manfredi e Alessandro Barbero e il pubblico, non so...